E adesso vediamo la frittura col sistema Magic Cooker. Tegame freddo, vado a inserire in olio freddo una frittura mista di pesce e patate, quindi calamari pastellati, bastoncini di pesce e patate congelate. Mettiamo tutto insieme, aggiungiamo olio di semi o di soia o di oliva, non ha importanza, olio a coprire per avere l'effetto friggitrice. Quindi in questa maniera risulterà perfettamente, perfettamente omogenea. Andiamo ad accendere, copriamo con il Magic Cooker e accendiamo a fiamma alta. La frittura si fa per tutto il tempo a fiamma alta, perché deve rimanere comunque croccante. Già di per sé poter iniziare a friggere con l'olio freddo è un qualcosa di straordinario. Normalmente l'olio si deve portare ad alta temperatura, quando l'olio è caldissimo andiamo a tuffare il fritto da fare. Già in quel momento iniziano i primi guai, perché comincerà a sporcare il piano di cottura, quindi ci saranno gli schizzi che possono anche arrivare addosso e fare molto male. Magic Cooker risolve quindi il problema, perché ci sarà la cucina perfettamente pulita, non ci saranno schizzi di unto e anche il vapore che fuoriesce, tra poco inizierà iniziando a riscaldare l'olio, noi vedremo che fuoriesce un vapore che comunque rimane un vapore distillato, non ha le molecole di grasso perché vengono trattenute dallo specchio riflettente, quindi uscirà soltanto aria pulita. Per quanto riguarda questa fuoriuscita di vapore, influisce anche sugli odori. Il Magic Cooker riduce gli odori, o okay, i cattivi odori non ci sono, ma riduce gli odori dell'80%. Quindi in questo caso che abbiamo il pesce fritto, per esempio, i nostri capelli e i nostri vestiti non verranno impregnati di odore di fritto. Basterà aprire due finestre, fare un ricambio d'aria ed ecco che la puzza di fritto, diciamo, è svanita. Quindi per quanto riguarda la frittura, credo che tutti i difetti vengono eliminati dal Magic Cooker. Qual è il punto forte dell'effetto friggitrice? In realtà la frittura forse è una delle cose più buone che esistono, ma ahimè purtroppo fa molto male. Cos'è che fa male? Non è la frittura di per sé, purtroppo è l'olio che quando arriva ad alta temperatura sprigiona una sostanza tossica, una sostanza che si chiama acroleina. Questa sostanza viene, diciamo, sprigionata in funzione della temperatura che l'olio raggiunge. Dipende che tipo di olio stiamo utilizzando, magari un olio di semi e di soia già ha una resistenza minore e quindi già a 120-130 gradi rilascia l'acroleina. Se stiamo utilizzando un olio di mais o di girasole, invece magari resiste fino ai 140-150 gradi. Se utilizziamo un olio di oliva, ha una resistenza massima all'alta temperatura fino ai 180-190 gradi. Generalmente per friggere si superano altamente queste temperature perché l'olio viene portato oltre i 200 gradi per poter avere un fritto buono, per avere un fritto croccante e asciutto. Con Magic Cooker la magia è proprio questa. Pur cucinando con una temperatura al di sotto dei 100 gradi, grazie al riciclo del vapore che avviene in pentola, il fritto verrà croccante e asciutto, ma soprattutto non ha formato l'acroleina, quella sostanza tossica che poi crea i disturbi a livello gastrico e quindi molte persone a motivo di salute devono rinunciare a mangiare le cose fritte. Quindi con Magic Cooker è possibile poter, diciamo, spaziare anche nel campo della frittura e poter comunque stare bene in salute. Nel frattempo l'altro vantaggio abbiamo detto che è quello che comunque si mantiene il piano cottura pulito, quindi facilita sicuramente le operazioni di pulizia. Molto spesso si rinuncia a friggere a casa proprio perché la frittura diventa un incubo per le donne che poi devono pulire tutto il piano cottura. Con Magic Cooker anche quest'altro aspetto, diciamo, è facilitato perché non ci saranno gli schizzi in quanto il Magic Cooker già trattiene tutto quello che succederà tra poco quando l'olio comincerà a riscaldare e sentiremo sfrigolare. Si tiene la fiamma per tutto il tempo alta. Quando dobbiamo andare a controllare la frittura per verificare se diciamo, il grado di croccantezza desiderato è stato raggiunto, cosa facciamo? A quel punto allora spegneremo il fornello, aspettiamo qualche secondo, già ci accorgeremo dal rumore che diminuisce lo sfrigolio dell'olio e a quel punto possiamo alzare il coperchio per evitare che si propagano gli schizzi. E a quel punto vediamo anche se il grado di cottura. Adesso che l'olio si è riscaldato, ha iniziato a sfrigolare, si sente anche dal rumore che all'interno sta avvenendo lo sfrigolio, sta fuoriuscendo anche il vapore e io con il bicchiere andrò a fare la prova effetto vapore, un vapore pulito, un vapore distillato. Ecco quindi il bicchiere che è appannato, tra poco diventerà completamente sfannato, ma risulterà perfettamente brillante, pulito, non unto.
così come il bicchiere risulterà pulita tutta la nostra cucina. Quindi, riepilogando i vantaggi del Magic Cooker nell'effetto friggitrice, sicuramente una cucina più pulita, odori no, meno persistenti, ma soprattutto che non vengono catturati, quindi i capelli, i vestiti e le tendaggi che non si impregnano di odore di frittura. Una frittura che non fa male è una frittura croccante e asciutta. Quando devo andare a verificare quindi se la frittura è pronta, già dallo sfrigolio mi accorgo che è a buon punto. Se voglio controllare, spengo. Faccio calmare un attimino i vapori, appena mi accorgo che diminuisce l'intensità dello sfrigolio, posso alzare il coperchio. In questa maniera evitiamo di sporcare anche il piano cottura. Ancora qualche secondo e posso alzare il coperchio. E faccio la spia. Allora, la frittura vuole ancora un minutino, quindi riaccendiamo, fiamma alta, perché la frittura per tutto il tempo andrà fatta a fiamma alta, per ancora un minutino. Dopodiché sarà pronta per poterla, diciamo, servire. Con questo sistema sicuramente tutta la famiglia potrà godere di poter mangiare la frittura ogni volta che avrà il piacere. Sicuramente per un'alimentazione più sana bisogna avere una dieta bilanciata e quindi avere tanti tipi di cibo nella nostra alimentazione, ma sicuramente la frittura non verrà più esclusa perché comunque, visto che non si forma la proteina durante la cottura della frittura, praticamente possiamo dare anche ai nostri bambini le patatine fritte perché non faranno loro male. Adesso la frittura, vediamo se è pronta. Quindi spengo di nuovo e lasciamo calmare i vapori. Ed ecco qui che siamo arrivati alla fine della frittura, quindi spegniamo il fornello, aspettiamo un attimino che i vapori si calmino, così quando apriamo non ci saranno schizzi e dopo possiamo uscire la nostra frittura. Ho preparato un piatto con un foglio di carta assorbente per trattenere l'olio in eccesso. Quindi scopro. Abbiamo una frittura di patate e pesce per dimostrare che l'olio non ha il sapore di quello che sto friggendo. Questo olio può essere riutilizzato anche 6, 7, 8, 10 volte. Ogni volta verrà filtrato e utilizzato per una frittura successiva. Si può passare dal pesce alla carne, ai cereali, ai dolci, sempre con lo stesso olio perché comunque non verrà trasferito il sapore. Questa è la dimostrazione che abbiamo cotto sotto i 100 gradi. Ed ecco qui una frittura croccante, dorata e asciutta. E quindi buon appetito con Magic Cooker!